Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: il dibattito a controcorrente assume toni lapidari, Veronica Gentili assiste a una sonora stoccata in punta di fioretto al noto virologo. Le prossime elezioni del 25 settembre stanno infiammando il mondo politico, e le campagne elettorali proseguono senza esclusione di colpi. Nel rimpasto continuo di alleanze improbabili e celebri riesumazioni, anche i professionisti della salute si inseriscono nel panorama dei potenziali candidati alle ambite poltrone. Veronica Gentili sta da settimane conducendo gli appuntamenti serali con gli speciali di Controcorrente, opportunamente dedicati al fervore del mondo politico italiano. Durante l'ultima puntata del talk show di Rete 4, due ospiti del programma si sono confrontati in un'accesa filippica sull'irrisolto tema della campagna vaccinale. Tale questione riemerge prepotentemente soprattutto alla luce delle future elezioni, in cui cercano di farsi strada anche partiti minoritari, come ad esempio Italexit. Recentemente il professor Giovanni Fraiese ha annunciato la sua adesione al movimento e, accolto nello studio di Veronica Gentili, ha dato adito ad un dibattito serrato con il noto virologo della TV Matteo Bassetti. Durante l'ultimo blocco di trasmissione, la conduttrice di Controcorrente ha introdotto in studio Giovanni Fraiese, da sempre molto critico sulle modalità di attuazione della campagna vaccinale, nonché Matteo Bassetti, strenuo sostenitore della stessa. A condire il parterre del talk show, anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi e il direttore del Riformista, Piero Sansonetti. In prima battuta, l'autore della hit Sisi Vax ha contestato a Giovanni Fraiese la sua mancanza di competenza in materia vaccinale. L'endocrinologo, da pochi giorni candidato per Italexit, ha pazientemente atteso il suo turno, replicando poi: intanto la informo che su PubMed sono presente anche io, e quindi è inutile che cerchi di fare queste scenate che sono patetiche. Sinceramente, vediamo di alzare il livello della discussione. Punto di fronte alle ingerenze del virologo, Fraiese ha continuato: lei fa sempre le stesse cose, mi consente di parlare? Io faccio anche il pre-reviewer, come immagino faccia anche il dottor Bassetti, e quindi sono in grado di esaminare se un paper è scritto bene, oppure no, a prescindere da quello che c'è scritto sopra. E la mia critica è metodologica. Il professor Bassetti evidentemente non li ha letti bene quegli articoli, altrimenti dopo 60 giorni di sperimentazione, e il finto 95% di efficacia tanto decantato, non lo avrebbe decantato. Punto la bomba sganciata in diretta. Punto Giovanni Fraiese ha infine concluso: era un'efficacia relativa al placebo. Se ne sono accorti tutti gli italiani che il 95% dallo sviluppare i sintomi era una baggianata. Quindi, le consiglio di calmare i toni, e di ritornare al livello scientifico, perché quella che avete fatto voi non è scienza, è solo propaganda. Ma sa qual è il problema? Che ci sono sulla bilancia due piatti. Su uno c'è scritto etica medica, sull'altro c'è scritto conflitto di interessi. Lei ha conflitti di interesse diretti con la Pfizer, quindi come interlocutore sarebbe meglio ci fosse qualcuno che non ha conflitti di interesse, come me. Nonostante l'intervento tempestivo di Veronica Gentili in soccorso di Bassetti, il virologo ha scelto di non replicare a chiare lettere alla frecciata incendiaria di Giovanni Fraiese. Quest'ultimo da mesi lotta per la costituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione pandemica, finora progetto ancora in alto mare. Non resta che attendere l'evoluzione del già rovente clima politico nel bel paese. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.